Buonasera, benvenuti al TG Nord. Apriamo l'edizione di oggi con il tema delle infrastrutture lombarde perché il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, oggi ha visitato il cantiere della Pedemontana a Gazzada in provincia di Varese. I lavori procedono per un'opera davvero importante per la viabilità della regione. Sentiamo l'intervista realizzata per noi da Marco De Luca. Presidente, soddisfazione venire qua vicino a casa sua per un'inaugurazione, per dei lavori così importanti? Sì, ho voluto venire per vedere il cantiere e lo farò con tutti gli altri cantieri delle opere che sono in via di realizzazione, la Pedemontana, la Temme, la Brebemi, per controllare che tutto proceda secondo i piani. Ci sono alcune criticità nell'infrastrutturazione che stiamo affrontando e risolvendo. Questa è un'opera che verrà completata nei tempi previsti nella primavera del prossimo anno e mi pare che le cose qui stiano procedendo molto bene. In un momento di crisi così profonda per l'economia, trovare le risorse per infrastrutture così importanti è un pregio maggiore. Sì, non è mai facile perché poi ci sono sempre complicazioni che nascono durante i lavori, però stiamo prestando grandissima attenzione proprio alle infrastrutture, soprattutto in vista di Expo, le stiamo seguendo giorno per giorno, tutta la squadra al lavoro in Lombardia, un'ottima collaborazione devo dire con il Ministro Luppi e con il Ministero delle Infrastrutture, quindi sono ottimista sul fatto che i lavori verranno completati secondo i programmi. È preoccupato che, visto che anche con il ministro Luppi lavora così bene, è preoccupato che possa cadere questo governo? No, al contrario, non vedo l'ora, francamente. A parte il ministro Luppi e qualcun altro, è un governo che non sta aiutando, non ci sta aiutando, non mi sta aiutando e quindi anzi che dà risposte al contrario di quelle che devono essere. Penso che è stato fatto un rinvio del voto di ieri sera, ma la questione è solo rimandata e penso che questo governo non avrà una grande durata, non ha una grande prospettiva di durata. Ancora braccio di ferro tra Milano e Roma sulle Olimpiadi del 2024. No, non è braccio di ferro. Più candidature ci sono, meglio è all'inizio, perché vuol dire che c'è interesse. Noi abbiamo Milano, secondo me, la Lombardia ha tutti i numeri per fare bene e soprattutto c'è una grandissima opportunità che è la realizzazione di una grande nuova città olimpica del sport sul sito Expo, dopo Expo. Questa sarebbe la destinazione ottimale. L'Expo termina alla fine del 2015, per le Olimpiadi del 2024 avremo il tempo per realizzare questa grande opera. Serve a Milano, serve alla Lombardia e sono fiducioso che alla fine Milano possa essere scelta come candidata per le Olimpiadi.